di San Pietro Apostolo. Perciò penso di rammentarvi sempre queste cose, benché le sappiate e stiate saldi nella verità che possedete. Io credo giusto, finché sono in questa tenda del corpo, di tenervi desti con le mie esortazioni, sapendo che presto dovrò lasciare questa mia tenda, come mi ha fatto intendere anche il Signore nostro Gesù Cristo. E procurerò che anche dopo la mia partenza voi abbiate a ricordarvi di queste cose. Infatti, non per essere andati dietro a favole artificiosamente inventate, vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua grandezza. Egli ricevette infatti onore e gloria da Dio Padre, quando dalla maestosa gloria gli fu rivolta questa voce: questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Questa voce noi l'abbiamo udita scendere dal cielo, mentre eravamo con lui sul Santo Monte. E così abbiamo conferma migliore della parola dei profeti, alla quale fate bene a volgere l'attenzione, come a lampada che brilla in un luogo oscuro, finché non spunti il giorno e la stella del mattino si levi nei vostri cuori. Sappiate anzitutto questo: nessuna scrittura profetica va soggetta a privata spiegazione, poiché non da volontà umana fu recata mai una profezia, ma mossi da Spirito Santo parlano quegli uomini da parte di Dio. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Santissimo e divinissimo sacramento. Abbiamo ascoltato le parole dell'Apostolo San Pietro, la seconda parte del primo capitolo, che sono tutte incentrate sull'importanza dell'esortazione ecclesiale. Gesù parla, San Pietro parla come capo, quindi la Chiesa, e anche l'importanza della mediazione ecclesiale, l'interpretazione non solo delle profezie, ma di tutta quanta la Sacra Scrittura. Il titolo un po' emblematico di questa meditazione è appunto fidarsi solo della Chiesa. Dietro queste considerazioni divinamente ispirate dell'Apostolo San Pietro, perché lui è l'autore, questa è parola di Dio, non è parola di Pietro, e c'è indubbiamente la mano del Signore e c'è la volontà di Dio, ecco, di mettere dei capi saldi perché nessuno abbia a deviare. La prima cosa è essere saldi nella verità che possedete. La Chiesa si fonda sulla verità. La verità che è anzitutto una persona, la verità è Gesù, lui ha detto di sé: io sono la verità. La verità è anche tutto ciò che Gesù ha detto, la verità è anche tutto ciò che Gesù ha fatto, la verità è tutto ciò che Dio complessivamente ha rivelato, perché poi, come sappiamo, la Chiesa con il suo ministero ha messo in ordine, in un discorso organico, che sono i catechismi, dove, come sempre esortava San Giovanni Paolo II, abbiamo la bussola certa, il criterio sicuro, il punto di riferimento per tutti. Non c'è membro della Chiesa, dall'ultimo dei battezzati fino al sommo pontefice, che della verità è garante, custode, apostolo e fedele trasmettitore, che non siano soggetti a questa verità con la V maiuscola, che è la nostra santa e divina fede cattolica. E qui San Pietro, interpretando egregiamente il suo ministero, che è proprio quello di confermare i fratelli nella fede, la prima cosa che dice è: state saldi nella verità di questa.
questo è molto importante per ciascuno di noi, essere ben formati e fondati nella verità, cosa che dipende non soltanto dall'impegno, speriamo sempre alacre, sollecito e solerte dei pastori della maestraccia, ma dipende anche dal nostro impegno, dal tempo che dedichiamo, dallo spazio, del cuore, dall'entusiasmo anche che dedichiamo alla sempre maggiore formazione nella verità, oggi più che mai fondamentale, insomma, perché rimangono sempre oltremodo attualissime le considerazioni del Papa Emerito circa, che uno dei suoi capisaldi, insomma, era sempre il monito contro il relativismo imperante oggi, quindi la riduzione della verità opinione, e anche con la continuità, l'ininterrotta che la Chiesa in 2000 anni ha dato al suo insegnamento, che cambia certamente forme e modi a seconda dei tempi, ma mai nella sostanza e nel contenuto, anche se essi vengono nel corso del tempo sempre meglio compresi, sempre meglio puntualizzati, sempre meglio sviscerati e certamente anche calati, non adattati, certamente calati nelle mutatevoli circostanze storiche in cui la Chiesa si trova a camminare. San Pietro sentì il dovere di esortare i suoi fedeli. Credo giusto, finché sono in questa tenda del corpo, di tenervi desti con le mie esortazioni. Ecco, noi abbiamo bisogno di ascoltare le sante esortazioni del Supremo Pastore, certamente che sono pontefice, ma poi di tutte quante le varie, chiamiamole così, localizzazioni e attuazioni che Gesù, che è il sommo sovrano pastore, ha partecipato ad alcuni membri del suo popolo, del suo ufficio di maestro e di pastore, il primo il Papa, nella diocesi il vescovo, nella parrocchia il parroco. Tutti questi soggetti a diverso titolo hanno l'obbligo grave, imposto anche dalla legge della Chiesa, di predicare, di insegnare, di istruire il popolo. E, capite, di contro il popolo ha l'obbligo di ascoltare le esortazioni. Ciascuno sarà poi chiamato dal Signore a rendere conto di quello che ha fatto, perché un sacerdote, un parroco, un vescovo, il Papa chiaramente non farà mai una cosa di questo genere, che trascurasse la predicazione, peccherebbe gravemente dinanzi al Signore. Ma anche i fedeli che trascurassero di ascoltare le esortazioni dei pastori non sarebbero senza colpa dinanzi a Dio, anche se i primi evidentemente sarebbero esenti da responsabilità. Vedete come preoccupazione del pastore è anche che ci sia una continuità nell'insegnamento, no? E oggi la Chiesa è soprattutto il sommo pontefice, nominando i vescovi, che garantisce continuamente che ci sia chi prosegue e personifica il ministero apostolico, così come la successione di Pietro nel ministero petrino ha assicurato che 2000 anni della Chiesa non si è mai mancato e al mistico corpo di Cristo e il vicario di Cristo in terra. Quindi procurerò anche dopo la mia partenza che voi abbiate a ricordarvi di queste cose. Ecco, poi San Pietro ricorda un fondamento assolutamente granitico, ecco, della nostra santa fede cattolica. La fede cattolica non si basa su filosofie, dottrine astratte o predicate da qualche personaggio carismatico, ecco, che è sceso, ma si basa su testimonianze di eventi soprannaturali visti e toccati con mano da alcune persone reali in carne e ossa.
Qui San Pietro fa riferimento all'episodio della trasfigurazione a cui lui ha assistito personalmente, non per interposta persona, lo reciteremo poi in una decina del rosario per richiamare un po' il contenuto della meditazione. Si trovò dinanzi a questo evento in cui, tra le altre cose, ascoltò, udì con le sue orecchie di carne, quindi forma percepibile ai sensi, le parole del padre che diceva: questo è figlio mio prediletto nel quale mi sono compiaciuto. Cioè, la storicità, il forte radicamento nella storia della nostra fede e sulla forza più grande che era la Chiesa apostolica, perché i 12 apostoli, Mattia apostolo di Giuda, fu ben presto ripristinato il sacro numero di 12, hanno visto, udito, sono stati testimoni, hanno vissuto con Gesù, hanno visto i prodigi di Gesù, sono stati soprattutto testimoni della sua risurrezione. Quindi contrafatta non è, capito, non è possibile come dire, opporre qualcosa. Gli apologeti antichi insistevano molto su questo fatto, ma se questi avessero raccontato frottole o menzogne, qualcuno li avrebbe sbugiardati, ma non ci risulta che ci siano stati episodi di sbugiardamenti che sarebbero stati certamente registrati cronologicamente, ma non ci sono stati. Ecco, quindi la nostra fede, certamente la fede è sempre fede, perché se Paolo dice: se noi la vedessimo, la verità di fede, e potessimo dimostrare, la fede cesserebbe di essere una cosa vista o dimostrata. Non è oggetto di fede, è oggetto di scienze. Però che non ne abbiamo viste o che non siano dimostrabili non vuol dire che non siano santamente, storicamente fondate. Cioè, noi cristiani possiamo accettare certi luoghi comuni di chi pensa che ancora ci sta la gente che va dietro alle favole o si va a impalucchiare dai discorsi di qualche prete represso. Assolutamente non è vero questo. Non possiamo e non dobbiamo neanche in nessun modo assecondare questo cliché molto laicista. E questo è un altro punto molto importante su cui San Pietro insiste. Infine, che cosa dice questa testimonianza? Cioè, cosa vogliamo di più? Dio che dà testimonianza a suo figlio in carne e ossa è ancora più grande di quella dei profeti, cioè che Gesù, o per niente nell'episodio della trasfigurazione, erano presenti anche Mosè ed Elia, cioè il fondatore, diciamo così, del profetismo di Israele, il primo grande profeta e il grande legislatore dell'Antico Testamento, che era Mosè. Erano lì a rendere anche loro testimonianza a Gesù. In questo senso, già l'episodio della trasfigurazione è un'interpretazione autorevole delle profezie. Tutto l'Antico Testamento tendeva al nostro Signore Gesù Cristo. E qui San Pietro trae occasione, e questo è l'ultimo spunto anche di meditazione per noi, per comprendere anche l'importanza di rimanere ancorati, ecco, saldamente alla Chiesa per non deviare. Le profezie dell'Antico Testamento sono oscure, detto qualche giorno scorso, non mi ricordo se in qualche catechesi dove o in qualche omelia, cioè una profezia, proprio perché profezia, è sempre molto molto oscura, non si capisce prima che si compia esattamente a cosa si riferisce, o si capisce dopo, per cui bisogna essere sempre molto 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 cauti, perché tante deviazioni anche nel corso della storia della Chiesa sono sorte anche, se non principalmente, da interpretazioni deviate o devianti di passi della Sacra Scrittura. Nessuno si può mettere davanti alla Sacra Scrittura e trarre fuori conseguenze troppo più grandi di lui, come se fosse l'interprete autentico. Non possono farlo neanche gli esegeti, neanche i teologi, perché l'interpretazione della Sacra Scrittura è un carisma che lo Spirito Santo ha dato alla Chiesa e nei suoi membri facenti parte del collegio apostolico, cioè sono pontefice e
i vescovi che sono in comunione con lui. Insomma, pontefice potrebbe darle anche solo, diciamo, da sé. I vescovi, dall'interpretazione autentica, quando sono unanimi e concordi con Pietro, gli dice cum Petro et sub Petro. Ma fuori di questi casi dobbiamo essere sempre molto molto cauti, ancora di più quando alcune profezie, come del resto è successo nel corso della storia, sono legate a rivelazioni private. Pensiamo per esempio a tutto quello che a suo tempo successe con la famosa terza parte del segreto di Fatima. Allora, è molto importante, ecco, tutti quanti noi che siamo immersi nel contesto storico del nostro tempo, certamente siamo consapevoli di tante cose, e è facilissimo, ecco, partire, come si dice, per la tangente e andare a fantasticare cose che forse non accadranno mai, addirittura dandole come certe, addirittura dandole come scontate. Sappiamo bene che ci sono tanti fenomeni devianti, alcuni riguardano anche, come ben sappiamo, territori molto lontani da noi, e bisogna procedere sempre con immensa cautela. È chiaro che bisogna avere, San Paolo scrive nelle sue lettere, non certo per contraddire San Pietro, ma per, come dire, completarlo, dice: non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie. È chiaro che se il Signore, o attraverso la rivelazione pubblica, o più raramente attraverso qualche rivelazione privata, profetizza qualcosa, non la si può ignorare. C'è un senso, c'è un fine. Ma certamente occorre, specialmente per noi poveri, semplici fedeli o poveri preti, procedere sempre con estrema cautela, ricordando che la profezia proprio in senso stretto, quindi quella che predice in forma, ripeto, quasi sempre oscura, qualche evento futuro, non è data da Dio allo scopo di farci sapere le cose prima del tempo. Non è questo il motivo. Ma il motivo è che una volta che sono accadute possiamo comprendere. Basta che ricordiamo, sta per cominciare la Quaresima, i discorsi che Gesù faceva dopo la risurrezione. Cosa faceva? Prendeva tutte quante le scritture dopo che era risorto e diceva: guarda questo passo, guarda questo passo, guarda questo passo, questo si è compiuto in questo mio miracolo, in questo mio particolare della passione, nel fatto che sono risorto. Quindi tutto quello che era oscuro è diventato chiaro, ma dopo la risurrezione di Gesù, e a partire da quella luce si illumina retrospettivamente. Ecco, questo perché penso che noi sappiamo, insomma, che ci sono molti nostri fratelli e sorelle che, come dire, agitati da tante profezie, passano la vita angosciati per chissà quale futuro inquietante, insomma, che ci dovrebbe attendere, che può darsi anche che verrà, d'accordo? Qualora venisse, ci penseremo nel momento in cui sarà avvenuto, non ci lasciamo la testa prima di rompercelo, ma non è certamente questo quello che il Signore vuole, e neanche quando ci sono profezie molto forti, come ci sono per esempio nella Sacra Scrittura, quando si parla dell'ultimo giorno, degli ultimi tempi, del giorno del Signore, nella Sacra Scrittura stessa si usano termini molto forti, d'accordo? Una persona, come dire, spiritualmente instabile o debole, se rilegge si può anche inquietare. Se trova pace, ecco, nelle braccia di Santa Madre Chiesa, che se si preoccupa Santa Madre Chiesa non ci preoccupiamo neanche noi, si campa meglio. Quindi, comunque dobbiamo fare sempre attenzione che l'autorevolezza nella guida, nell'interpretazione delle cose oscure la troviamo dentro la Chiesa, e non è mai un atteggiamento di per se stesso sano il voler andare a curiosare, a sfrondare. Cioè, San Giovanni della Croce dice una cosa molto semplice, e concludiamo: Dio continua a parlare, ha parlato anche attraverso lui, perché San Giovanni della Croce è stato un grandissimo mistico che ha ricevuto tantissime rivelazioni, ma ricordiamo sempre che il punto di riferimento fondamentale è la nostra santa e divina fede cattolica, in cui dobbiamo essere ben fondati e radicati.
perché qualunque cosa che ci circoli attorno è sempre non un di più qualitativo, ma è sempre una comprensione maggiore di qualche piccolo particolare, un'accentuazione di qualche aspetto, ma non va mai fuori. Ecco, quindi se anche non capissimo qualcosa di contingente o particolare, non fa niente. L'importante è che su quello che è patrimonio fondante della nostra fede siamo ben formati e ben ferrati. Questo sì che ci consente di poter andare incontro alle famose sfide che anche il mondo contemporaneo ci pone dinanzi senza farci male, ecco, senza correre il rischio, pur in buona fede, ecco, di andare a tingere a fonti non limpide, non pure, che anziché farci crescere contribuiscono a farci inquietare, ecco, e anziché portarci alla santità ci portano a altre manifestazioni che evidentissimo non portano i segni di amore, di gioia e di pace, e caratterizza tutto ciò che da Dio viene e che a Dio torna. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Santissimo e Divinissimo Sacramento.